Si chiama Jeffrey Michaels o Michaels, che dir si voglia, e pensate che è stato un militare che è letteralmente scomparso da una base aerea. E pensate che per ben 40 anni di lui, per ben 40 anni di tempo, di lui si era persa ogni piccola, ogni minima traccia, si era letteralmente polverizzato nel nulla. Una scomparsa, ripeto nuovamente, avvolta nel mistero per ben 44 anni. Nel 77 scomparve, per fortuna non per sempre, e dopo, pensate, ben 40 lunghi e quasi interminabili anni di tempo, è stato ritrovato sotto falsa identità. Aveva preso uno pseudonimo, o meglio un nome, un cognome diverso. Ed è proprio per questo motivo che è stato arrestato giovedì ed è stato trattenuto ed è ancora trattenuto in custodia cautelare presso la United States Air Force. Dovrà rispondere della triste accusa, scusate lo sbadiglio, di diserzione dinanzi a un tribunale militare, e pensate che sarebbero 5 gli anni che rischierebbe di scontare in carcere. E niente, questo sarebbe quanto. Vi ringrazio per il gentile ascolto, vi ringrazio per la gentile visione del presente video. Un saluto, iscrivetevi e alla prossima.